continuiamo oggi con un po' il calcolo letterale, vediamo le operazioni. Chi si ricorda che cos'è un monomio? Sì, è un'espressione composta da numeri e o lettere, tutti moltiplicati tra di loro. Come si stabilisce il grado di un monomio? In base agli esponenti. In base a un po' poco. Si sommano gli esponenti delle sue lettere, della sua parte letterale. Un monomio è formato da due parti, un coefficiente numerico e una parte letterale, che tutto ciò che non è numero. Ogni lettera ha il suo esponente, la somma degli esponenti è il grado, questo è di grado 3. 1 più 2 fa 3. Per tutti i monomi che siano di terzo grado sono omogenei a questo. Omogenei significa hanno lo stesso grado. Ok? Sono invece simili a questo tutti i monomi che siano sempre dello stesso grado, ma formati dalle stesse lettere con gli stessi esponenti. Quindi tutti devono avere esattamente questa parte letterale. Il coefficiente può essere qualsiasi numero, la parte letterale deve essere fatta dalle stesse lettere con gli stessi esponenti. Ma c'è l'ordine. Prego? Anche se non è l'ordine. Certo, y alla seconda x è simile a questo, perché il prodotto è commutativo, esprime la stessa espressione, non importa in che ordine appaiono le lettere. Viceversa, questo invece non è simile al precedente, pur avendo le stesse lettere gli esponenti non sono gli stessi. Qui il quadrato è sull'x e qui il quadrato è sulla x. Questi sono simili tra di loro, questi non sono simili. Ok? Perché sono importanti i monomi simili? Perché sono gli unici monomi che posso sommare tra di loro. Se per esempio prendiamo questa espressione 4xy alla seconda meno 3xy alla seconda più 1, 2, 3, 4 monomi, tutti aventi la stessa parte letterale, ma diversi coefficienti. Questi monomi sono tutti sommabili, posso sommarli tutti in una volta o sommarli a coppie indifferente. Uso la proprietà associativa dell'addizione. Quindi i primi due danno come risultato un monomio che ha la stessa parte letterale degli addendi e ha come coefficiente la somma dei coefficienti. Questi ultimi due idem, più 1 più 5 x alla seconda, quindi qui ho x alla seconda con il coefficiente 1, normalmente non lo si mette, e qui ho 6xy alla seconda, di nuovo posso sommare, in totale è 7xy alla seconda. Non importa quale è la parte letterale, l'importante è che sia la stessa per poter sommare. Una volta all'elementare si diceva non puoi sommare le arance con le banane. Qui ho tutte banane.
Le banane si chiamano l'incisione alla seconda. Sono una banana straniera. È tutto chiaro? Bene. Può succedere che abbia due monomi simili aventi coefficienti opposti, stesso valore ma segno diverso. Questo mi dà il monomio nullo, che viene indicato solo con lo zero, che zero per qualunque cosa rappresentino AB moltiplicate per zero fa zero. Quindi la parte letterale a quel punto là non ha niente, dato che il risultato è comunque zero. Quindi due monomi sono opposti se la loro somma è il monomio nullo, come quei numeri. Quindi devono avere comunque la parte letterale identica, perché altrimenti non sarebbero sommabili. E i coefficienti devono essere l'uno opposto dell'altro, solo in quel caso la loro somma fa zero. È chiaro che per esempio i coefficienti possono essere numeri non interi. Ma la regola non cambia. Anche in questo caso ho due monomi simili, stessa parte letterale, i coefficienti sono due frazioni, la regola è la stessa. La somma dei due, o aritmeticamente la differenza, è un monomio che ha come parte letterale la stessa parte letterale degli addendi xy e come coefficiente la somma dei coefficienti, 4 terzi meno 2 quinti. Ora la differenza, se preferite vederla come la differenza tra due numeri. Quindi 15 meno un comune multiplo, 20 e 6 meno 6 xy, 14 quindicesimi xy è la somma. Ok, quindi diventa rispetto a quanto già visto con le operazioni che abbiamo visto con i segni numerici, non cambia niente, le regole sono le stesse. Solamente che in più abbiamo una parte dell'espressione che rappresenta numeri a priori non noti e dobbiamo tenere conto di quello. Ma le regole dell'addizione e della sottrazione delle operazioni sono le stesse. Se invece ho monomi che non sono simili, anche di poco, questi non sono sommabili. Perché non sono simili e non posso scrivere altro. È un errore grave sommare questi due, restano così. Quando invece ho monomi simili che posso sommare, l'equazione di somma dei termini simili si chiama anche semplificazione o riduzione, perché il numero di termini diminuisce. Il numero di termini è dato dal numero di monomi che compongono l'espressione, quindi ho due e quindi ho uno solo, quindi ho ridotto il numero dei monomi, perché riduco i termini simili, posso sommare i termini simili. Se i termini non sono simili non posso sommarli, non posso ridurre.
Tutto chiaro? Ma la somma non è l'unica operazione che posso fare con il monomio. Si può fare anche il prodotto. E mentre posso sommare o sottrarre solo monomi simili, la moltiplicazione può essere effettuata da monomi di qualsiasi tipo, anche non utilizzando le regole delle potenze. Per esempio, se moltiplico 4xy alla seconda per 1/3 x alla seconda y, il monomio prodotto è un monomio che ha come parte numerica, come coefficiente, il prodotto dei coefficienti, cioè 4 per 1/3. E come parte letterale il prodotto delle parti letterali, dove posso utilizzare le proprietà delle potenze. Quindi ho x per x alla seconda fa x alla terza, y per y alla seconda fa y alla terza, 4 per 1/3 fa 4/3, quindi il prodotto è 4/3, x alla terza, y alla terza. Niente di più. Vale ovviamente la regola dei segni, più per più fa più per meno fa meno per più fa meno per meno fa più. Come quindi? Uguale. Associativa, metto fino il prodotto di due e poi per il terzo, oppure posso farlo in una sola volta, come preferito. Per esempio moltiplichiamo prima i primi due, meno per meno fa più, 4 per 1, 4, A alla quinta per A, A alla sesta, B alla terza per B alla terza, B alla sesta, per 3 mezzi, A alla seconda, B alla seconda. 4 per 3 mezzi, più per più fa più, d'accordo, intanto lo disegno. 4 per 3 mezzi, facciamolo lentamente. A alla sesta per A alla seconda fa A alla ottava, B alla sesta per B alla seconda, B alla ottava. 4 e il 2 si possono moltiplicare, viene 6 A alla ottava, B alla 6 o più 6 se preferite. Oppure si poteva fare direttamente.
4 per 1, 4 per 3 mezzi, 6, A alla quinta per A alla sesta, per A alla seconda alla ottava, B alla terza, per B alla terza, B alla sesta, per B alla seconda, B alla ottava. Attenzione, questo è un errore abbastanza comune, purtroppo. Se ho un'espressione moltiplicata per un'altra, siccome nel testo, nei testi di solito, se tra due espressioni non c'è nessun simbolo, significa che è una moltiplicazione, cioè se scrivo meno 3AB, tra A e B c'è un prodotto, tra 3 e A c'è un prodotto, d'accordo? Ma se scrivo così, questo monomio è sommato a questo, perché tra questo simbolo e questo numero c'è un numero di sottrazione, oppure un numero quoziente negativo. Se invece il mio scopo è scrivere questo monomio per questo, non posso non mettere la parentesi. Adesso tra questo simbolo e il secondo monomio c'è un prodotto, prima no. Non si scrive mai per meno. Per meno. E succederà prima o dopo che una o più lettere in un monomio abbia un esponente che non è un numero. L'esponente può essere una lettera. In questo monomio l'esponente è n. Il grado di questo monomio è n. Con n è un simbolo, una lettera, rappresenta un numero. Mentre nel secondo monomio il grado è n-1. All'esponente posso avere espressioni anche molto complicate. Vanno trattate secondo la legge. E faccio il prodotto come l'ho sempre fatto. 2 per 3 fa 6. Poi A alla n per A alla n meno 1 sono due potenze che hanno la stessa base e il loro prodotto è la potenza che ha la base dei fattori e la somma degli esponenti. Quindi n più n meno 1 per gli amici, 2n meno 1. Una noce più una noce, due noci. Non importa se non so quanto vale il numero 1. È un esponente, come tale devo trattarlo, se no lui si offende e si vendica subitissimo. Ok? Tutto chiaro? Visto che ci siamo, facciamo anche questo. La divisione tra monomi. Attenzione ai simboli.
e alle parentesi. Qui ho il monomio 3a b alla seconda diviso 2b alla seconda. Scrivere in questo modo e scrivere in questo non è la stessa cosa. Questo non è questo. Perché questa espressione significa che il monomio 3ab alla seconda lo dividi per tutto 2b alla seconda. Questo significa 3ab alla seconda lo dividi per 2 e il risultato lo moltiplichi per b alla seconda. Perché tra il 2 e il b alla seconda c'è un per. Se non metto le parentesi, b alla seconda è moltiplicare, qui invece è a dividere. Non è indifferente. Ok? Cosa tengo dalla divisione? Ottengo un monomio se e solo se, attenzione, il monomio divisore A è composto da lettere tutte che appaiono anche nel dividendo con potenze uguali o inferiori, altrimenti il risultato non è più un monomio. Come la somma, anche la divisione non è un'operazione interna in generale tra monomi. Se sommo due monomi non è detto che ottengo un monomio, posso ottenere un binomio. Ottengo un monomio solo se gli addendi sono simili. Dividere un monomio per un altro monomio dà un monomio solo se il primo è multiplo del secondo. In generale la divisione tra monomi non dà un monomio, la divisione non è un'operazione interna. In questo caso lo è. 3 diviso 2 fa 3 mezzi, A diviso 1 fa A, B alla seconda diviso B alla seconda fa 1, non lo metto. Per B alla 0 fa 1, non lo metto. Ok? Questo è un monomio. Ma se divido 3xy diviso 4x alla seconda y, questo non è un monomio, perché 3 diviso 4 fa 3 quarti, ma x diviso x alla seconda quanto fa? Proprietà delle potenze. X. E basta. Quindi dividere 2 per 4 fa 2. No. Ergo, x diviso x alla seconda non fa x. X alla meno 1. Esponente del dividendo meno esponente del divisore, 1 meno 2, x alla 1 meno 2, y diviso y rimane 1, x alla 1 meno 2 fa x alla meno 1, cioè 3 quarti, questa è una frazione algebrica. Non è un monomio. Delle persone che ci occuperemo tra un po' più avanti. Affinché il rapporto tra due monomi dia un monomio, il monomio dividendo deve contenere tutte le lettere che ci sono nel divisore con esponenti uguali o più alti. Se no, il risultato non è un monomio, è una frazione algebrica. Non è un problema, ma non puoi trattarlo come un monomio perché non lo è. Ok? Attenzione, vediamo anche questo.
facciamo un esempio di non lo vedo più. Proviamo a dover fare questa divisione, ma uno dice, ma non posso fare come facevamo con i numeri, cioè questa divisione diventa una moltiplicazione e questo lo inverto. Certo che si può fare, però la legge è uguale per tutti. Questo devo scriverlo come più un quarto x alla seconda y per, se voglio cambiare in moltiplicazione, meno un mezzo viene invertito in meno 2, ma devo invertire anche questi. Diventa 1 su x. Se scelgo questa strada non posso invertire solo il coefficiente, devo invertire anche la parte letterale. E questo di solito complica la vita. Un quarto per meno 2. Per gli amici, meno un mezzo. Se ho un'espressione moltiplicata per una frazione, il risultato è una frazione che ha per numeratore il prodotto dei numeratori, per il denominatore il prodotto dei denominatori. Quindi come se ci fosse 1. X alla seconda y per 1 fa x alla seconda y, 1 per xy fa xy. Questi sono fattori, posso semplificarli. Y se ne va, x e y se ne va, rimane x al numeratore, meno un mezzo x. Di ricarico? Ma allora 1 fratto x è una frazione algebrica. Ah, ok. Oppure seguo la via maestra, faccio il rapporto tra i coefficienti e poi faccio x alla seconda diviso x che fa x. Y diviso Y che fa 1 e non lo metto. Morale della favola, non conviene, dividendo monomi, invertire il divisore, il divisore. Secondo me. Quanto fa? Mettendo segno è più. Più per più fa più. Sette. Sette. A diviso A alla seconda? A. Che offre di più? A meno 1. A alla meno 1, cioè 1 su A. B alla seconda diviso B. È un monomio questo? No. Perché? Perché il dividendo contiene sì le stesse lettere del divisore, ma non tutti gli esponenti sono uguali o maggiori di quelli del divisore.
ergo il risultato non è è un settimo b fratto a, che è una frazione. Visto che ci siamo, facciamo anche questo, è l'ultima operazione che vediamo oggi. Potenza di un monomio. Certo. Là c'è scritto, anche se non sembra, frazione algebrica. Vado avanti? Sì. Voglio di avere 2 x, una seconda, tutto, una seconda. La potenza di un monomio è ancora un monomio, sempre. La potenza è sempre un'operazione interna. E il monomio risultante è dato da ogni singolo componente del monomio, numero o lettera che sia, elevato alla potenza che sta fuori dalla parentesi. Quindi dato da 2 alla seconda per x alla seconda per y alla seconda, cioè 4x alla seconda y alla quarta. La legge è uguale per tutti. Ovviamente se la potenza è pari, il risultato avrà segno più qualunque sia il segno della parte lettera della parte del coefficiente numerico. Se la potenza è dispari, il segno rimane. Se la base ha un coefficiente negativo, anche la potenza è un coefficiente negativo. E viceversa. Ok? Facciamo un altro esempio. Calcolate il cubo di meno 2 terzi a alla terza meno seconda x. La base ha un coefficiente negativo, quindi la potenza avrà un coefficiente negativo. 2 alla terza fa 8, 3 alla terza fa 27, a alla terza fa la nona, b alla seconda alla terza fa b alla sesta. Ricordo che potenza più potenza prevede il prodotto degli esponenti. Tutte cose che sapevate già. Lo sapevate senza accorgervi. Le regole sono le stesse di quelle che abbiamo visto prima. Ok? Prego? Se c'è n l'esponente di primo, se c'è n l'esponente di esponente. Certo! Giusto, facciamo anche quello. Non ci trovo un esempio di cenno, se no non è un problema. Thank you.
meno 4 terzi A alla seconda, B alla seconda, Z elevato alla 2n. Questo viene meno 4 terzi alla 2n, A alla seconda alla 2n fa alla 4n, B alla seconda alla 2n fa B alla 4n, Z. Per quanto riguarda il coefficiente, qui posso utilizzare il fatto che 2n, qualunque sia n, è sicuramente un numero pari, quindi il risultato è positivo. Quindi posso scriverlo come più 4 alla 2n, posso pensarlo come 4 alla seconda alla n, quindi è 16 alla n. Il denominatore è 3 alla seconda, 9 alla n. Anche gli altri. Buona, tutto chiaro? Vai. E quindi si possono andare avanti. Tutto chiaro o no? Quando dite sì sì così significa sì sì, basta che stai zitto e vai continuamente. Proviamo questa espressione. L'esercizio. La radice tonda meno 2 terzi x chiusa per tonda meno 6 quinti y meno 4 quinti xy a più parentesi meno 2 quinti chiusa per 5 quarti xy più xy meno 2. Qui ho un prodotto e un altro prodotto che facciamo per primi. Ok? Meno 2 terzi per meno 6 quinti, meno per meno fa più. Ok? Questo 3 e questo 6 posso semplificarli, rimane 1, 2, 2 per 2 4, quindi più 4 quinti x per y. Poi ho meno 4 quinti xy. Poi facciamo il secondo prodotto. Qui ho solo un coefficiente, non c'è parte letterale, non c'è problema. Più per meno fa meno, dimmi caro. 2 e il 4 si possono semplificare e il 5 e il 5 anche, quindi viene meno un mezzo xy più xy meno 2 xy. 5 quarti meno 5 quarti sono monomi opposti, danno 0. Ok, xy meno 2 xy fa meno xy, quindi mi ritrovo con meno un mezzo xy meno xy meno 1 meno un mezzo meno 3 mezzi. Sono più bello che lo funziona a divertirmi, l'esercizio è finito. Allora per oggi ci prendiamo qua.